Squadra al completo. Questa mattina il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle per la città di Campobasso, Roberto Gravina, ha voluto presentare uno a uno gli aspiranti consiglieri che assieme a lui stanno affrontando questa campagna elettorale a colpi di programmi, idee, progetti da concretizzare per il capoluogo di regione. Alle 10 in Via Nobile, sede del Movimento, tutti presenti, 32 nomi che rappresentano ogni segmento della società, 17 uomini, 15 donne, per una lista eterogenea e trasversale. Eterogenea, a partire dall'età, dalle esperienze, dall'appartenenza alla società civile, dalla formazione. L'abbiamo detto già in occasione della presentazione della mia candidatura, nella nostra lista c'è un po' di tutto, c'è l'imprenditore, c'è il libero professionista, c'è l'impiegato, c'è insomma un mondo che spero trovi una sua collocazione nel Consiglio Comunale, ha tanto bisogno non soltanto chiaramente di voglia ma anche di professionalità e di competenza. Ha già lanciato una prima frecciatina, non ci sono iscritti alla massoneria. Si è venuta fuori questa notizia, mi ha un po' sorpreso in realtà ieri, è stata fatta questa richiesta, io mi sento di escluderlo categoricamente anche perché diciamo su questi 32 persone il mio occhio insomma è stato vigile e quindi è un prerequisito importante per coloro che si vogliono avvicinare al Movimento 5 Stelle di non appartenere a nessun tipo di associazione segreta e quindi io sono convinto che questo sia accaduto anche per noi, quindi siamo da una lista pulita non soltanto di massoni ma anche di vecchie volpi della politica, di saltatori. Il candidato sindaco ha fatto anche un passaggio proprio sul programma, ricordando che nelle linee sono indicate le fonti di finanziamento e soprattutto ha rammentato le 5 stelle, dignità per Campobasso, efficienza, verde, una Campobasso per tutti e infine una Campobasso contemporanea, che significa non soltanto semplicemente moderna, bensì vivibile e rispettabile. Poi l'elenco dei nomi, una parola d'affetto e uno slogan per ognuno di loro e l'augurio di vincere al primo turno. Al ballottaggio? Vittoria al primo turno, se non ce la facciamo il ballottaggio, crediamo questa volta, lo ricordo per chi ci guarda, l'altra volta fu questione di 2-3 voti, questa volta speriamo di rilassarci un po' e arrivare al ballottaggio con una forza diversa in termini elettorali.